L'ospedale psichiatrico. Ai malati non venivano date posate per mangiare, a parte un cucchiaio, perché si diceva che forchette e coltelli potevano essere pericolosi in mano dei malati mentali. In quegli anni in ospedale psichiatrico si iniziano a dare forchette e coltelli. Lia aizzava la rivoluzione in tutto l'ospedale: forchette e coltelli o sciopero della fame. Il 13 maggio del 1978 il Parlamento italiano approva a larga maggioranza la legge 180. A dicembre dello stesso anno, con l'uscita della legge 833 di riforma del sistema sanitario italiano, essa ne fu inglobata costituendo negli articoli 33, 34, 35 e l'articolo 63. Dire che la follia è un prodotto biologico, oppure organico, o prodotto psicologico o sociale, significa seguire la moda di un determinato momento. Io penso che la follia e tutte le malattie siano espressione delle contraddizioni del nostro corpo, e dicendo corpo, dico corpo organico e sociale. La malattia, essendo una contraddizione che si verifica in un contesto sociale, non è solo un prodotto sociale, ma un'interazione tra tutti i livelli di cui noi siamo composti, biologico, sociale, psicologico. In ospedale psichiatrico ai malati non venivano date posate per mangiare, a parte un cucchiaio, perché si diceva che forchette e coltelli potevano essere pericolosi in mano ad un malato mentale e quindi un cucchiaio. Per quello che si poteva mangiare col cucchiaio, per il resto c'erano le mani, nessun oggetto pericoloso, pantaloni senza cinta e scarpe senza lacci, ma quando lavoravano, martelli, zappe, forbici, dovevano usarli per mangiare un cucchiaio. Traverso Aurelia, nubile, nata a Genova l'8 giugno 1936, ricoverata a Monte Mario nel novembre 1969. Ci resterà solo 2 mesi. Nel gennaio del 1970 torna nell'ospedale psichiatrico di Guidonia, da dove era venuta e dove morirà di lì a poco, a soli 34 anni. Tutto al suo posto. Allora io mi presento. Sono Lia, anni 33, costato Dagas Express. Io capisco tutto, ma sto male quando mi gira brutto, perché vedi, chiunque sia tu che leggi, sappi che stasera vorrei dimenticare i miei momenti più tristi. Vorrei ardentemente che non ritornassero. Perché tu non mi vedi stasera. Ma io, anche se stanca, passeggerò sul secondo piano della loggia dei malati. Oggi la suora mi ha detto che sono smemorata. Ha detto che sono Che ogni smemorata. giorno mi. Che ogni giorno mi dimentico qualcosa. Perché avevo dimenticato di portare la sedia dal falegname per farla aggiustare. Se non fossi smemorata, le ho detto, me ne starei a casa. E poi l'infermiera mi ha detto che ho la doppia personalità. Oh, è vero, o mi gira troppo bene o mi gira troppo male. Ti si deforma il cervello a forza di ubbidire, di fare tutto quello che dicono loro. Io voglio sapere precisamente come mi devo comportare. E voi che fareste se foste nel mio caso? Qui solo si annoia e si ingrassa. La degente da vari anni è ricoverata in cliniche psichiatriche. Era sempre stata un po' strana, ma dopo la morte del padre le sue stranezze, prima contenibili, si sono aggravate. Prendeva quadri e li bruciava per la strada, distribuiva a giovani lettere e fiori, vagava incontrollata. Se ne chiede il ricovero definitivo con la diagnosi di schizofrenia. In quegli anni negli ospedali psichiatrici si iniziano a dare prima forchette e poi coltelli. Lia aizzava le malate degli altri reparti per diffondere la rivoluzione in tutto l'ospedale. Lo diceva a quelle che mangiavano, che dormivano con lei, ma anche a tutte quelle che non conosceva. Tutte le fermava e diceva: forchette e coltelli o sciopero della fame. Che poi a Lia non importava più di tanto, perché lei il coltello lo usava già.
E sì, glielo dava la suora per sbucciare spicchi di mela a tutte le altre, eppure lo stesso, Lia, a tutte quelle che incontrava per caso nel parco, o quelle che conosceva, che stavano con lei in reparto, tutte le fermava e diceva forchette e coltelli o non mangiate. E il giorno dopo, Giuditta, allo stesso tavolo di Lia, non voleva più spicchi di mela, ma una bella mela rossa e un coltello per tagliarla. E il giorno dopo, Stefania, ad un altro tavolo, reclamava forchetta e coltello perché i pezzi di carne sono troppo grossi da masticare. E il giorno dopo, ad un altro reparto, Fernanda. E il giorno dopo, Giulia, Teresa, Giuliana, così di seguito un giorno dopo l'altro, tutte volevano forchette e coltelli per mangiare. Venne l'assessore. Venne scritto su tutti i giornali. Sui giornali scrissero che i matti, al manicomio, stavano combattendo per avere le posate. Quella fu la battaglia dei coltelli.